Abbiamo fatto sicuramente una buonissima partita, una sconfitta assolutamente immeritata. Avremmo meritato di vincere, ma un pareggio sarebbe stato giustissimo. Abbiamo commesso due errori e su questi due errori ci hanno fatto gol. Per il resto abbiamo fatto sofferenza contro una squadra estremamente forte, a mio avviso. Ma noi abbiamo giocata bene, viso aperta e immeritata. Mi spiace per i ragazzi perché poi ovviamente va a intaccare un pochino il morale, ma già ho parlato con loro, gli ho fatto i complimenti perché da allenatore veramente non posso dire nulla, sono contento della prestazione, non del risultato. No, durante la partita ci sono stati dei momenti in cui siamo stati in difficoltà, ripeto, contro una squadra forte, non sottovalutiamo il fatto che davanti c'era una squadra estremamente attrezzata e quindi noi abbiamo fatto la nostra partita. È impensabile che tu possa dominare una partita a 90 minuti contro l'Empoli. L'abbiamo fatto per larghi tratti, l'abbiamo fatto ci sono stati dei momenti di difficoltà. Adesso non lo so, la devo riguardare la partita, ma probabilmente dopo il secondo gol abbiamo avuto un attimino di difficoltà, ma io ho visto una squadra che fino alla fine ci ha provato. Poi se ci attacchiamo a 5 minuti, una reazione probabilmente anche merito degli avversari, però la squadra fino al 94esimo è stata in partita e ha fatto quello che doveva fare. Mister, buonasera. Io volevo fare una domanda. Cioè, sostanzialmente potrei essere anche d'accordo con lei, però credo che a questa squadra, insomma, non si poteva chiedere di più, specialmente in attacco, ma anche con compiti tattici completamente diversi anche per gli altri giocatori, senza due centravanti di ruolo fuori. Io credo che questa sia una grande falla, purtroppo, nella sua squadra in questo momento. Ecco, quanto servirà un attaccante anche nel mercato degli svincolati? Tempo fa le avevamo fatto la stessa domanda, lei ci aveva risposto: sono contento così. Ci risulta insomma che il Pescara ci aveva pensato in precedenza, ora sta anche un po' accelerando per provare a convincere Giampaolo Pazzini. Lei crede che questa sia la scelta giusta? Gli attaccanti che abbiamo fuori rientreranno, non è che non ci sono più, non è che sono morti, sono lì. C'è Asensio, c'è Setè. Setè ne ha per un pochino di tempo. Asensio rientra brevissimo, probabilmente anche martedì. Quindi ripeto, non buttiamo la croce addosso a questi ragazzi che oggi hanno fatto bene. Quelli che hanno giocato davanti hanno fatto una partita e io ho molta fiducia in loro e sono convinto che possono far bene. È ovvio che Setera è un giocatore che per caratteristiche può tornare utilissimo, Asensio neanche a parlarne, quindi quando rientreranno loro saremo al completo, le scelte saranno più semplici per me. Però in questo momento ricordiamo che siamo anche 28 giocatori e quando metti un giocatore dentro vuol dire che devi mettere un giocatore che sposta gli equilibri, altrimenti non ne vale la pena. Quindi mi sta rispondendo indirettamente che alle Pazzini in questo momento non farebbe comodo. Mi sembra di capire questo, sto sbagliando. No, non è che non farebbe comodo, ma ci sono da fare delle valutazioni. A parte che io di Pazzini non so nulla, me lo state dicendo voi. Non mi risulta che ci sia un interessamento per Pazzini. Ma laddove ci dovesse essere un interessamento per qualsiasi tipo di giocatore, bisogna fare una valutazione attenta. Pazzini non gioca da un anno. E se tu prendi un giocatore come lui o qualsiasi altro giocatore svincolato che non gioca da un po', voi pensate che in una settimana va in campo? Ci vuole un mese e mezzo. Tra un mese e mezzo si riapre il mercato, tra 2 mesi si riapre il mercato, quindi sono delle valutazioni da fare, noi possiamo prendere tanto per prendere. Devo fare un'altra domanda sulle sostituzioni, quelle soprattutto dei centrocampisti. Come mai quella duplice sostituzione con Diambo e Memushai? Cosa voleva dare in quel momento? Un segnale alla squadra? Voleva cambiare qualcosa a livello tattico che poi ha cambiato, insomma, sul finire di partita? No, in quel momento volevo solo dare un po' più di energia al centrocampo. Due giocatori che avevano fatto molto bene fino a quel momento, però stavano un po' calando dal punto di vista dell'energia, della forza. Quindi ho messo due giocatori freschi senza cambiare nulla all'inizio, poi abbiamo cambiato qualcosina e
ci siamo messi in maniera diversa per cercare di metterli in difficoltà e ci siamo anche riusciti, a mio avviso. Però sono stati cambi voluti per l'energia in questo campo, perché in quel momento c'era bisogno. Mi ascolti? Ecco, non so, non c'è un ritorno. Sì, Massimo, allora, hai risposto già alla domanda che ti volevo porre pure io, fatta da Luigi Di Marzio. Quindi la duplice sostituzione al 25esimo della ripresa, Valdifiori e Busellato fuori, dentro Memuscia e Diambo, per motivi di natura fisica, soprattutto, se non ho capito male? Sì, sì, assolutamente sì, non era una questione tattica, assolutamente. Avevano fatto una buonissima partita tutte e due, avevano fatto... Adesso non mi ricordo quando l'ho cambiato, il 60esimo forse, 65esimo, una cosa del genere. In quel momento avevo bisogno di un centrocampo che avesse più energia per sostenere la gara in quel momento lì. Tutto qua, nessun cambio, solo esclusivamente un cambio per dare più energia alla squadra a metà campo. Perfetto. Posto? Massimo, faccio l'ultima. Volevo chiedere a Massimo, ciao Massimo innanzitutto, se hai la sensazione che questa squadra in questo momento non possa fare di più di quello che ha fatto oggi, la prima, la seconda, e se sei un po' preoccupato per la classifica. Dopo tre giornate si è messi male. No. Allora, non sono assolutamente preoccupato. Oggi era importante, dopo una brutta prestazione a Reggio, volevo una prestazione dei ragazzi. Non sono assolutamente preoccupato, ho fatto i complimenti ai ragazzi per quello che hanno dato, è una partita che andavamo di perdere assolutamente, e sono super sereno, sono super tranquillo. Misterio, cioè, però, sei d'accordo sul fatto che non può fare di più in questo momento la squadra? No, non è vero neanche questo, la squadra può fare molto di più perché con il lavoro si può migliorare tante piccole cose. Gli stessi errori che abbiamo commesso oggi in occasione di due gol possono essere sicuramente fasi di gioco migliorabili, quindi quello si lavora con... Per me non esiste che una squadra non possa fare di più, la squadra può sempre fare di più, anche con questi 11 con cui abbiamo iniziato oggi, sono gli stessi 11 che possono fare oggi. Ecco, giusto per capire una cosa, Massimo, in occasione del primo gol su palla inattiva, non era Omeonga deputato alla marcatura di Simone Romagnoli, immagino. Sì, sì, era lui. Ah, era lui? Sì, era lui, purtroppo ha perso, loro hanno fatto un castelletto centrale, ha perso l'uomo, e d'altronde c'è difficoltà di statura oggi, qualcuno deve mancare. La statura, l'altezza lascia un po' il tempo che trova, perché concetto della marcatura per quanto riguarda, ci vuole un po' di furbizia, quello che abbiamo fatto in tutte le altre palle inattive, dove l'hanno presa i due deputati a andare a ricercare la palla, che erano buchi. No, infatti io ti chiedevo questo perché, siccome no, c'è una sproporzione dal punto di vista fisico tra Omeonga e Romagnoli, volevo da te una risposta, insomma, in tal senso. Quindi mi stai dicendo che Omeonga era deputato alla marcatura comunque di Simone Romagnoli? Sì, ho messo i tacchi alla Berlusconi, se no è quella l'altezza, cioè non è che se non è due Busellato, avevamo un solo giocatore di una certa statura che era Maestro, che era deputato a prendere, quello che mi riguarda, un altro giocatore come Romagnoli forte, che era l'attaccante. Il resto, gli altri marcatori erano Valdifiori, Busellato, Omeonga, e utilizziamo i due migliori saltatori a andare alla ricerca della palla. Grazie.